Rivisitiamo il più classico tra i dolci natalizi, con questa variante intensamente profumata ed aromatica. La preparazione si articola in tre fasi, ben distinte nelle tempistiche. Iniziate col preparare il poulish, un lievito che serve a dar forza al panettone durante le lievitazioni. In una ciotola sciogliete il lievito nell'acqua, versate poi la farina e impastate fino a formare una palla. Lasciate lievitare per circa 12 ore. Mettete in una ciotolina lo zenzero grattugiato, la cannella in polvere, il miele e il marsala. Amalgamate e lasciate in frigo a riposare. Mettete 100 g di poulish nella planetaria, aggiungete l'acqua ed iniziate ad impastare al minimo. Aggiungete poi gradualmente gli altri ingredienti, le due farine, i tuorli, lo zucchero e il burro in fiocchetti. Fate impastare bene il tutto per circa 30 minuti e poi lasciate a lievitare per circa 6 ore. Aggiungete all'impasto l'aroma e riprendete ad impastare alla velocità minima.
Aggiungete poi gradualmente gli altri ingredienti, la farina, i tuorli, lo zucchero, il burro e le gocce di cioccolato. Fate impastare per bene e poi ponete la ciotola in frigo per almeno 12 ore, coprendola con una pellicola. Riprendete l'impasto e ponetelo su una spianatoia. Fatelo girare più volte, facendo scivolare le mani verso la base per ottenere una palla. Tagliate la superficie del panettone a croce. Incidete i lembi della croce sollevando la superficie del panettone. Spennellate con il burro fuso freddo e richiudete i lembi all'interno. Infornate il panettone e cuocetelo a 170 gradi per 55 minuti. Estraete il panettone dal forno e infilzatelo alla base con dei ferri da calza per riporlo capovolto su una pentola per 6 ore. E finalmente è arrivato il momento di gustare il proprio panettone.